Alla fine degli anni 50 del Novecento, lo psicologo Skinner sosteneva di poter spiegare l'apprendimento sempre e solo come una forma di condizionamento. Lo scienziato, per spiegare come il bambino apprendeva il linguaggio, parlava di condizionamento operante. La teoria del condizionamento operante sostiene che, se un'azione compiuta dal soggetto viene ricompensata, il soggetto tenderà a ripetere l'azione per venire nuovamente gratificato. Skinner fu uno dei principali esponenti del comportamentismo, la teoria prevalente in psicologia nella prima metà del XX secolo. Per i comportamentisti, se la psicologia voleva definirsi una scienza, doveva studiare esclusivamente ciò che è osservabile e misurabile oggettivamente. La mente e i suoi processi non si possono misurare né osservare, e quindi la psicologia comportamentista li esclude dal proprio campo di studi, focalizzandosi esclusivamente sull'osservazione del comportamento. Tra gli anni 10 e gli anni 60 del Novecento, la maggior parte degli psicologi adotterà questo approccio e cercherà di spiegare i grandi interrogativi sulla natura umana basandosi solo sul comportamento umano e animale. Nell'idea di Skinner, il bambino inizia a pronunciare fonemi privi di senso, l'atto di lallazione o bumbling, e ogni volta che ne pronuncia uno affine alla lingua parlata dai genitori, viene da loro in qualche modo gratificato e incoraggiato a rifarlo. Pian piano, in questo modo, i genitori modellano il linguaggio del figlio, che a sua volta inizia a ripetere ciò che sente dai genitori, venendo gratificato anche in questo. La teoria di Skinner quindi si concentra sull'importanza degli stimoli esterni nello sviluppo del linguaggio. Gli studiosi contemporanei condividono l'idea di Skinner che gli esseri umani imparino il linguaggio grazie agli stimoli esterni, ma non pensano che il condizionamento operante possa spiegare tutti gli aspetti di questo processo, dato anche il ruolo estremamente passivo a cui relega il bambino. Inoltre, nella vita di tutti i giorni, le madri giustamente tendono a gratificare i propri figli semplicemente perché provano a parlare, anche quando si esprimono in maniera scorretta. Guardano più a cosa dice il figlio che alla correttezza grammaticale delle frasi. Inoltre, qualunque lingua umana ha troppi vocaboli e troppe regole grammaticali, perché si riesca a spiegarne l'apprendimento solo sulla base delle interazioni che il bambino ha con le figure di riferimento. Il bambino spesso usa più strutture grammaticali di quante ne abbia mai sentite, quindi sostenere che il bambino impari esclusivamente secondo gli schemi di prove ed errori e di imitazione non è sostenibile. Inoltre, studi che confrontano come avviene lo sviluppo in culture diverse sembrano dimostrare che tutti i bambini tendono a imparare lo stesso tipo di regole grammaticali nello stesso ordine. Una delle cose che ha fatto entrare in crisi il modello comportamentista in generale è la pubblicazione delle tesi di Chomsky. Chomsky, linguista, sostiene che l'essere umano nasca con una naturale predisposizione a imparare la grammatica e il linguaggio in generale, esattamente come un usignolo nasce naturalmente predisposto per imparare a cantare. Teorizza l'esistenza di un dispositivo di acquisizione del linguaggio interno alla mente, che permette al bambino di imparare la lingua dei genitori in tempi molto brevi. Questo dispositivo funzionerebbe al meglio in un periodo particolare dello sviluppo biologico, un periodo critico, dove il bambino è particolarmente recettivo agli stimoli grammaticali. Dopo questo periodo, imparare una nuova lingua risulta più difficile e richiede più energia. Chomsky, per sostenere questa ipotesi, sostiene che tutte le lingue esistenti abbiano delle basi comuni, che vengono usate dal bambino per imparare quella dei propri genitori. Quest'ultima affermazione è molto forte e non ha particolari evidenze scientifiche e costituisce un punto debole nella teoria innatista di Chomsky. Altro punto debole è la constatazione che sia possibile insegnare il linguaggio dei segni alle scimmie. In un curioso esperimento a cura di Hallen e Beatrix Gardner si è riusciti a insegnare il linguaggio dei segni alle scimmie, che hanno iniziato a usarlo anche per comunicare fra di loro, fino al punto di iniziare a usarlo spontaneamente per inventare nuove parole e insulti rivolti ad altre scimmie e di tramandarlo anche alle generazioni successive. Washoe, una femmina di scimpanzé coinvolta nell'esperimento, inventò l'insulto sporca scimmia per rivolgersi a uno scimpanzé che le aveva rubato il cibo. Washoe fino a quel momento aveva incontrato il termine sporco solo per riferirsi a oggetti sporchi e non come insulto.
Allo stesso modo, Lucy, un altro scimpanzé coinvolto nell'esperimento, coniò il neologismo frutto da bere per riferirsi all'anguria. Quindi anche le scimmie posseggono un dispositivo di acquisizione del linguaggio? Bisogna sottolineare che il vocabolario imparato da queste scimmie era limitato a poche centinaia di parole, riferite a oggetti concreti, e che in ogni caso non sembravano far troppo uso di grammatica. Oggi gli studiosi condividono l'idea di Chomsky che gli esseri umani siano biologicamente programmati per imparare un linguaggio, ma non pensano che la biologia possa spiegare tutti gli aspetti di questo processo, dato anche il fatto che i bambini imparano a padroneggiare una lingua in modo più graduale di quanto si pensasse ai tempi di Chomsky. Per gli psicologi contemporanei la verità sta nel mezzo. Gli esseri umani sono biologicamente programmati a imparare una lingua, però allo stesso tempo, perché questo processo avvenga nel migliore dei modi, sono necessarie varie interazioni sociali con gli adulti. I genitori devono riconoscere la capacità del bambino di essere coinvolto in una discussione, tenendo conto di ciò che sanno e di ciò che riescono a capire. Se lo faranno, i bambini padroneggeranno la loro lingua madre al meglio e impareranno a capire sempre più cose. I genitori, a loro volta, per facilitare l'apprendimento del bambino, devono parlargli usando un linguaggio semplice, con parole pronunciate chiaramente e in modo lento. Skinner e Chomsky avevano entrambi una loro teoria. Solo con un'osservazione rigorosa dello sviluppo di tantissimi bambini si è potuto constatare che avevano entrambi ragione e entrambi torto, come spesso accade in psicologia. Nel prossimo video continueremo a parlare dello sviluppo del linguaggio. Vedremo il percorso che seguono solitamente i bambini per imparare a parlare e vi racconterò di quella volta che un gruppo di bambini creò dal nulla una nuova lingua che oggi è usata da migliaia di persone. Quindi, se l'argomento ti interessa, iscriviti al canale per non perderti il prossimo video. E se questo video ti è piaciuto, metti mi piace. Noi ci vediamo alla prossima!